Ciao amici da Frank Bianconero, è ufficiale. La Roma ha preso José Mourinho come nuovo allenatore della stagione 2021-2022. Dopo aver ufficializzato che Fonseca non sarebbe stato l'allenatore dell'anno prossimo, ma era ormai da tempo prevedibile, annuncio shock, dicono. E io invece devo dire che questa nuova proprietà della Roma, dove stanno in silenzio, non fanno uscire nulla. Agita ancora una volta sotto traccia, devo fare i complimenti alla nuova proprietà della Roma e ai tifosi della Roma. Hanno preso un grandissimo allenatore. Io l'avrei voluto nel dopo Allegri, avrei voluto che ci fosse in corsa ora dopo che Pirlo dovrebbe andare via dalla Juve. Detto questo, veniamo al personaggio Mourinho. Mourinho, per caratteristiche, anche per personalità, per la forte personalità e per la grandezza comunicativa, perché per me Mourinho è il numero uno dal punto di vista comunicativo. Lasciamo questi ultimi 2 o 3 anni dove ha fatto male, ma in un ciclo di un allenatore che allena per 20-25 anni non possono essere sempre al top, top, top ogni sua esperienza. Però c'è una caratteristica importante, che hanno preso un grandissimo allenatore, vincente, e la Roma. L'ultimo allenatore dove hanno vinto lo scudetto è stato Capello. Se vediamo un po', non il tipo di gioco, perché ripeto sempre, il gioco può piacere a destra, a sinistra, mi piace di più quello o quello, ma dal punto di vista di trascinatore, di portarsi il gruppo dalla sua parte, di tenere un ambiente difficile, comunque compatto, dopo Capello credo che Mourinho siano molto simili. Perciò credo che abbiano fatto una scelta ottima, ripeto, grandissimo allenatore, c'è un po' da rosicare, io lo dico da Juventino, perché io ripeto, a prescindere dal passato interista o meno l'avrei voluta la Juve, ma questo sa significare che quando ci sono delle proprietà semplici, è inutile che quando va male lascio tweet, lascio dichiarazioni da buttare tutto a mare. No, ieri hanno convocato Fonseca, hanno parlato, gli hanno spiegato senza fare trambusto, perché come dicono anche gli amici youtuber della Roma, comunque della Piazza Roma, è un ambiente così difficile, così umorale, che ogni frase, ogni tweet lasciato, ogni foto, è la foto di Pellegrini con Immobile, Pellegrini che è nato il figlio, la figlia e non è andata a fare la partita ed è tutta una polemica. Così non va assolutamente bene. Perciò secondo me ha preso un allenatore che è un factotum. Gestisce, comunica, allena, dirige, si porterà il tifo tutto dalla sua parte, perché è giusto che sia così. È un grandissimo allenatore. A me non resta da Juventino, ma soprattutto da sportivo, che quando delle società si comportano in questa maniera, io non posso che fare dei complimenti alla Roma e ai tifosi della Roma perché hanno preso un grande giocatore. Questo dimostra anche che una proprietà seria viene da lontano e vuole fare le cose fatte bene. Perciò prende tra chi è in giro, tra i più grandi allenatori, chi è senza contratto. Sarebbe stato Allegri, Sarri, Mourinho e secondo me i due grandissimi erano Mourinho e Allegri. Preso uno di questi, la Roma evidentemente c'è un progetto ben chiaro e siccome Mourinho non si muove se non c'è un buon progetto, oltre all'aspetto economico che a me come al solito interessa poco. Mourinho, lui proprio come anche orgoglio personale, vuole stare sempre ad alti livelli, perciò secondo me ha avuto anche garanzie di un ottimo mercato e di un progetto, secondo me, anche di medio termine, perché Mourinho sa anche costruire e motivare un ambiente che, soprattutto in questi ultimi 2 o 3 mesi, è venuto un po' a demotivarsi. Perciò ci aspetteremo scintille l'anno prossimo, se dovesse anche arrivare Allegri, che sono amici con Allegri. Allegri alla Juve, Mourinho alla Roma, Conte all'Inter se restasse, si va a, come si dice, a formare di nuovo una serie anche con grandi allenatori e grandi personalità al suo interno. Perciò ripeto ancora, hanno preso un allenatore top, top, top. Io non posso che fare i complimenti alla Roma e ai suoi tifosi. E mi raccomando, che ci possa essere qualche risultato negativo, non fate arrabbiare a Mourinho, che quando si arrabbia poi diventa una guerra continua. Ciao a tutti da Frank Bianconeri, iscrivetevi al canale. Ciao.